risusato Gesù Cristo. Ecco, siamo a conclusione di questo giorno di gloria, la Pentecoste, di questo giorno che ha visto altre 350-360 persone che si sono consacrate al cuore immacolato di Maria, tra cui anche molti di voi che siete qui, circa 250-260 i presenti questa mattina, gli altri lontani hanno seguito online. Qui siamo, come vi dicevo, sul Monte di Cristo, che è il Monte delle Apparizioni della Madonna. Qui dall'11 aprile del 1986, la prima Via Crucis è stata l'11 aprile 1986, per tutte le settimane, da quindi più di 38 anni, si percorre la Via Crucis tutti i venerdì sera alle 21, tutti i primi sabati del mese alle ore 15 e tutti i giorni solenni come oggi, solennità di Pentecoste, 8 dicembre, 15 agosto, 25 marzo, eccetera, eccetera. E poi naturalmente il monte è sempre libero perché sia i vicini, sia i lontani, sia quelli che partecipano con noi oppure quelli che vanno da soli possano percorrere questa via di grazia, questa via di penitenza, ma anche questa via in cui possiamo intercedere per le anime del purgatorio, come lei ha promesso, l'abbiamo sentito all'inizio della Via Crucis, ma anche per tante anime bisognose oggi, che sono nelle nostre famiglie, che sono tra i nostri amici, che sono tra i nostri parenti, tra i nostri figli. Tutti oggi, tanti oggi, troppi oggi, hanno bisogno di preghiera, hanno bisogno di preghiera, hanno bisogno di sacrifici. E allora siamo chiamati alla consacrazione anche per questo, proprio per offrire preghiere e sacrifici per la conversione dei peccatori. Ciò che la Madonna ci disse a Fatima è tanto quanto mai attuale oggi, c'è bisogno oggi, perché proprio in questo monte la Madonna ebbe a dire, e nelle catechesi fatte per prepararci a questo giorno ve l'ho anche ricordato, proprio a Fatima la Madonna 107 anni fa aveva detto appunto: molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro. E il 15 agosto del 99 su questo monte la Madonna ci disse: sono milioni le anime che oggi sono a rischio, la cui sorte eterna è a rischio, quindi rischiano di perdersi eternamente. Chiedo perciò l'aiuto di tutti i miei consacrati. Ora dovremmo sentirci noi impegnati, obbligati quasi, ad aiutare la Madonna in questa grande opera di salvezza. Come vi dicevo, la Regina dell'Amore qui ha parlato tantissime volte. Renato era inginocchiato dove ero io prima, la Madonna appariva, metteva i piedi sopra questo altare, oppure a volte Renato diceva spariva tutto dalla luce che c'era, non vedevo più nemmeno l'altare, la Madonna era lì davanti a me che mi parlava, e terminata l'apparizione Renato saliva qui su questo altare e scriveva tutto ciò che la Madonna gli aveva detto, e aveva quei 5-7 minuti in cui ricordava perfettamente tutto ciò che la Madonna le aveva detto con l'ordine proprio delle parole. Passati quei 5-7 minuti non ricordava più, cioè ricordava, ma non sarebbe più stato in grado di ricostruire il messaggio con le stesse, nell'ordine delle parole date dalla Madonna. Ecco, erano esperienze mistiche, esperienze particolari che lui ha vissuto e ha vissuto per noi, le ha vissute per comunicarci le parole della Vergine Santa, perché la Vergine Santa è qui mandata dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, perché desidera la nostra santità, perché desidera la nostra conversione, perché desidera il nostro cammino nella fede, speranza e carità, perché desidera che la aiutiamo al trionfo del suo cuore immacolato, perché desidera che la aiutiamo alla conversione di tanti peccatori. E allora, carissimi tutti, se posso farvi un invito prima di leggere uno dei tanti messaggi che la Madonna ci ha dato qui, ecco, se posso darvi un consiglio, tornate su questo monte, tornate su questa Via Crucis. Io posso dirvi di averla fatta con tutti i tipi di tempo: neve, temporale, grandine, vento, cielo sereno anche, tutto quanto, sempre fatta questa Via Crucis, sempre nella maniera, e guardate, più si soffriva per farla e più naturalmente era gioioso farla, più si tornava a casa gioiosi, anche magari bagnati, strabagnati, ma si tornava a casa gioiosi. E pensate che a proposito di questo, la prima volta che Renato venne qui con la Via Crucis, ripeto, la sera, era sera tardi, dell'11 aprile 1986, la Madonna, che il giorno prima gli aveva detto domani mi vedrai anche fuori di qui, cioè fuori della chiesetta di San Martino, e Renato con i collaboratori girarono tutte le chiese di Schio.
per cercare di capire dove voleva apparire la Madonna, visto che aveva detto mi vedrai fuori di qui, fuori della chiesetta, ma dove? E girò tutte le chiese quel giorno, pregando, eccetera, e la Madonna non apparve. Alla sera l'ispirazione, andiamo a fare il Monte di Cristo, ma piove, come piove c'è una pioggia torrenziale, non c'era mica il ponte via la settima stazione, si passava in mezzo alla valle per venire su. Insomma, ispirazione volle che questo gruppetto partì, venne su alla via Crucis, qui non c'era niente, c'era soltanto fango, terra, bosco, niente, c'era niente, solo questa croce grande qui che è stata posta nel 69. E da Renato, fra l'altro, da Renato col gruppo giovani della parrocchia di Poleo, fu voluta questa croce da lui. E c'era solo questa praticamente, arrivò qui e la Madonna appare su questo monte, ecco, mi vedrai fuori di qui domani, fuori della chiesetta, voleva dire qui su questo monte. E le prime parole che disse a Renato, qui non vi caccerà via nessuno. Da qui non vi caccerà via nessuno, perché la chiesetta fu chiusa, ma questo monte è ancora aperto. Questo monte non lo può chiudere nessuno. E interessante perché la Madonna sorprese Renato. Renato era in piedi a pregare, pioveva, c'era un mezzo metro di fango, e praticamente cadde in ginocchio in mezzo al fango. E pensate, pioveva di rotto. Quando finì l'apparizione si alzò e non solo era asciutto, ma anche i pantaloni erano puliti. Quindi vedete voi, e da qui non vi caccerà via nessuno. E così fu. E la Madonna fece questa grazia per farci capire quanto ci tiene a questa Via Crucis. Per questo vi chiedo, vicini o lontani che siate, se potete, per quanto potete, ecco, tornate su questo monte, perché questo è un luogo di grazia. E proprio il 15 maggio del 1991, proprio qui su questo monte, erano i giorni vicini alla Pentecoste, eravamo nella novena di Pentecoste. E la Madonna ci disse queste parole: benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Figli miei, voi mi aiuterete affinché sia il bene a dirigere il mondo. Sappiate che io vedo dove voi non vedete, perciò lasciatevi guidare da me nella vera fede. Figli miei, lo Spirito di verità vivificherà in voi nuovi carismi. Accogliete il dono di Dio per portarlo con carità al mondo bisognoso di Lui. Gli uomini tutti si innamorino di Dio. Vi aiuti la preghiera a sottomettervi alla Sua volontà. Vi benedico tutti stringendovi a me. Ecco, sono parole materne che ci danno alcuni consigli spirituali e che mi sembravano giuste per coloro che sono consacrati, io per primo, per carità, ma anche tutti voi che siete arrivati a far parte da oggi di queste schiere di Maria. Ecco, la Madonna dice una cosa interessante all'inizio del suo messaggio, dice: figli miei, voi mi aiuterete affinché sia il bene a dirigere il mondo. Che cosa significa questa frase? Se la Madonna ci dice che dobbiamo aiutarla perché sia il bene a dirigere il mondo, significa che in questo momento preciso non è il bene a dirigere il mondo, ma è il male che dirige il mondo, purtroppo. Il bene esiste, ci mancherebbe altro, ma il male è più grande del bene in questi tempi. E per cui, se noi vogliamo che il bene diriga il mondo, dobbiamo aiutare Maria per rovesciare completamente, diciamo così, l'ago della bilancia, che oggi pende purtroppo verso il male. Ma perché oggi il mondo pende verso il male? Perché? L'abbiamo sentito nella seconda lettura di questa mattina, che è stata anche commentata durante l'omelia. Le opere della carne oggi prevalgono, fratelli, sulle opere dello spirito. Le opere della carne prevalgono sulle opere dello spirito. Ed è interessante perché Paolo non fa un elenco così casuale di queste opere della carne, ma le cataloga, sono tutte catalogate sostanzialmente. Prima di tutto parla dei disordini sessuali: fornicazione, impurità, dissolutezza. Queste sono le prime tre opere della carne, i disordini sessuali che oggi sono all'ordine del giorno, che oggi sono in televisione, che oggi vengono insegnati ai bambini fin dall'asilo, i disordini sessuali, dice opere della carne che non fanno il bene. La seconda categoria sono due vizi di indole religiosa, idolatria e stregoneria, oggi potremmo dire magia. Lo sapete, ve lo dicevo, che oggi in Italia ci sono più maghi che preti. I preti diminuiscono e i maghi crescono sempre di più. Maghi, esoterismo, satanismo, eccetera, eccetera, tutte queste cose ci sono. L'idolatria del denaro,
idolatria del lavoro a tutti i costi, l'idolatria dei beni di questo mondo, l'idolatria del, diciamo così, del primo posto, sono tutte cose che oggi non fanno il bene, ma creano il male. Poi ci sono alcuni vizi che mettono in relazione, o meglio, che denunciano le cattive relazioni tra persone, e quindi sono ben sette. Sono inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie. Questo è molto diffuso purtroppo, fa parte un po' della nostra natura corrotta, certamente, ma se noi facciamo le opere dello spirito non possiamo fare le opere della carne, e quindi dobbiamo vincere queste cose che sono anche delle tentazioni dentro di noi, certamente, ma se vogliamo che il bene diriga il mondo, bisogna che cominciamo noi a far sì che la nostra vita sia diretta non dalle opere della carne, ma dal frutto dello spirito. Dobbiamo cominciare noi, e quindi abbiamo scelto la via giusta, abbiamo preso in mano la strada giusta per poter camminare insieme con lei, l'Immacolata Concezione, colei che non è mai stata sfiorata da inimicizia, da invidia, da gelosia, da fazione, mai stata sfiorata da impurità, da idolatria, mai, mai, mai. E lei ci è stata data per madre dalla croce, proprio per questo, perché possiamo soltanto cambiare il mondo se cambiamo noi. Renato diceva sempre, me lo ricorderò sempre, se cambio io, cambia un po' la mia famiglia, se cambia la mia famiglia, cambia la mia via, se cambia la mia via, cambia il mio paese, se cambia il mio paese, migliora la mia città, migliora lo Stato, migliora tutto. Dipende tutto anche da noi, perché sapete, è molto facile, lo dico anch'io, è molto facile dire è lui che deve cambiare, è lui che deve far questo, è lui che deve far quello, ma tu fatti un esame di coscienza, cos'è che dirigi la tua vita, le opere della carne o i frutti dello spirito? Noi questa domanda oggi ce la dobbiamo fare. E poi, dopo i vizi che purtroppo mettono in crisi i rapporti umani, c'è anche quello che sono, diciamo così, cosiddetti peccati di gola, gli eccessi dei peccati di gola, ubriachezze, orge e cose di questo tipo, dice appunto San Paolo. I peccati di gola che sono sempre una forma di egoismo, una forma, diciamo così, dove metto al centro me stesso. Carissimi tutti, allora impariamo di nuovo, sentiamole di nuovo quelle opere della, quel frutto dello spirito che non viene da noi, perché le opere della carne vengono da noi, ma il frutto dello spirito non viene da noi, viene dallo spirito che noi dobbiamo invocare, ma lo spirito non può agire in noi se noi non ci liberiamo dalle opere della carne, e c'è poco da fare. Lo Spirito Santo non può agire, non può santificarci, non può cambiarci finché siamo uomini, finché siamo talmente umani da ragionare come gli uomini, da fare come gli uomini, da comportarci come gli uomini, da fare come fa il mondo. Non possiamo permettere allo Spirito di plasmare la nostra vita. E allora lo Spirito che cosa ci dà? Nove virtù ci dà lo Spirito, e anche queste catalogate, anche queste. Prima di tutto, amore, gioia e pace, che dipendono dal tuo corretto rapporto con Dio. Se hai un corretto rapporto con Dio, se la tua fede è grande, allora in te nascono amore, gioia, pace. E diciamoci francamente, quant'è che tutti quanti cerchiamo amore, gioia e pace? Tutti quanti cerchiamo nella nostra vita di poter avere l'amore, la gioia e la pace. Ecco, allora bisogna avere il corretto rapporto con Dio. Poi ci sono, come sempre, i rapporti col prossimo. E i rapporti col prossimo, San Paolo li chiama magnanimità e benevolenza e bontà. Sono i rapporti col prossimo. Ecco, vedete, no? Vedete, Dio, il prossimo, e poi le virtù personali. Fedeltà, mitezza, dominio di sé. Carissimi, se facciamo questo, il bene tornerà a dirigere il mondo. Questo è la Madonna che lo chiede, ce lo chiede. Quindi, se veramente amiamo la Madonna, noi siamo pronti a qualsiasi cosa per lei. Perché vedete, permettetemi di dirlo, io a volte mi sono fatto questa domanda, me la faccio ogni giorno perché purtroppo sono molto lontano da arrivare alla meta che vorrei, a cui vorrei arrivare. Mi faccio questa domanda, ma quanto amo veramente la Madonna? Quanto sono pronto per lei a dare tutto, a fare tutto? Io mi ricordo una volta sono andato in Belgio a Buren, dove la Madonna è apparsa, e lì è riportato un messaggio, l'ultimo messaggio che la Madonna in quel luogo diede ai veggenti negli anni 30. Se mi amate, diceva la Madonna, se mi amate, date la vita per me. Se mi amate, date la vita per me. Che non vuol dire morire, sapete? Vuol dire vivere per lei. Non morire. C'è tempo per morire.
per carità, si muove anche, mi dà la parola, sono quelli che sono chiamati al martirio anche, per carità, date la vita per me, cioè vivete per me, vivete, tutto rivolgete a me. Ecco, e allora da questo punto di vista noi vedremo tanti miracoli, tante belle cose. E la Madonna continua, sappiate che io vedo dove voi non vedete. Sì, carissimi, proviamo a pensare. Noi lo sappiamo dalla nostra fede, dalla teologia, dal magistero solenne della Chiesa. I peccati portano sempre conseguenze, sì o no? Sempre. Il peccato porta la sua pena. Dunque, se oggi le opere della carne sono così diffuse, cosa possiamo pensare come conseguenze? Possiamo pensare che domani sarà un giorno migliore così, tanto improvvisamente così, domani sarà un giorno migliore. Magia, domani un giorno migliore. No, fratelli, non possiamo pensare così. Il giorno migliore verrà, certo che verrà, ma verrà se noi, come ripeto, cercheremo di essere schiere di Maria che lavorano per lei, che danno la vita per lei, che tutto volgono a lei, anche il nostro lavoro, anche le nostre sofferenze. Allora sì, noi possiamo pensare che stiamo costruendo un'alba nuova e sicuramente lo stiamo facendo, molti lo stanno facendo, certamente. Ma la Madonna dicendo guardate che io vedo dove voi non vedete, sta dicendo guardate che io le conseguenze dei vostri peccati, dei peccati del mondo, so quali sono. Voi non lo vedete, ma io so quali sono. E non sono certo belle le conseguenze del peccato, mai sono belle le conseguenze del peccato. Per cui dice, proprio perché io vedo dove voi non vedete, la Madonna ci dice sottointeso, fidatevi di me e di quello che vi dico, e lasciatevi guidare da me nella vera fede, nella vera fede. Sì, carissimi, la vera fede, perché oggi c'è un altro problema nel mondo, che la vera fede sta venendo meno, che la fede sta calando, che sempre meno gente va in chiesa, che tante volte addirittura ci sono fratelli nostri che insegnano verità che non sono verità. Succede anche questo oggi e dobbiamo prendere atto che succede anche questo. Qual è la vera fede, fratelli? Qual è? La vera fede è quella che c'è sempre, che è contenuta nella Sacra Scrittura, nella tradizione bimillenaria della Chiesa e nell'insegnamento solenne, magistero solenne dei Papi. Questa è la vera fede. Tutto ciò che viene insegnato contrario non è vera fede. La vera fede è quella che è contenuta nel Catechismo della Chiesa Cattolica di San Giovanni Paolo II del 92. Lì c'è tutta la vera fede. Tutto il resto non è vera fede. Se si dice contrario a queste cose. E fra l'altro, proprio in questi giorni mi è capitato di leggere una frase di San Giovanni, tratto dalla seconda lettera di San Giovanni, il quale dice a un certo punto, chi va oltre, quindi va oltre la vera fede, chi va oltre e non si attiene alla dottrina del Cristo, non possiede Dio. Chi si attiene invece alla dottrina, possiede il Padre e il Figlio. San Giovanni è chiarissimo su questo, chiarissimo. Chi va oltre e non si attiene alla dottrina di Cristo non possiede il Padre, non possiede Dio. Chi invece si attiene possiede non solo il Padre ma anche il Figlio, possiede tutto, possiede la vera fede. E c'è bisogno oggi di questa vera fede. E la Madonna poi ci parla di spirito di verità, spirito di verità. Figli miei, lo spirito di verità è una promessa, vivificherà in voi nuovi carismi. Lo spirito di verità. Qual è lo spirito di verità? È uno solo, è Cristo Signore, è Lui, ha detto Lui io sono la via, la verità, la vita. E siccome Lui ci manda il suo spirito, lo spirito di verità è proprio Lui, è Cristo stesso, ciò che Lui ci ha insegnato, questo è. E lo spirito di verità cosa vuole fare di noi? Vuole toglierci, vuole difenderci dallo spirito dell'errore, che oggi si chiama aborto, divorzio, eutanasia, matrimonio tra persone dello stesso sesso, gender, transgender, tutte queste cose qua, e manipolazione genetica. Questo è lo spirito dell'errore oggi, è lo spirito dell'anticristo oggi. E voi sapete che si sta tentando di rendere l'aborto diritto costituzionale in Europa, in Francia l'hanno già fatto. Questo si sta tentando di fare. Lo spirito di verità non è questo, questo è spirito dell'errore, come dicevo prima, la vera fede. Non è vera fede quella che viene insegnata al di fuori del catechismo, oltre il catechismo. E se mi permettete, spirito
spirito di verità oggi, per dire un esempio. Stiamo attenti perché oggi il linguaggio è una cosa, perché sapete siamo bombardati da linguaggi, no? Siamo bombardati da parole dalla mattina alla sera, o sbaglio? Social, televisione, giornali, chiacchiere, siamo bombardati dalla mattina alla sera di chiacchiere. E il linguaggio oggi è un'arma potentissima per cambiare le verità, per cambiare le cose. E oggi sento sempre più spesso dire una frase che è bella in sé e che sembra giusta, ma che giusta non è se non ha una certa condizione. Dove c'è amore, si dice, c'è Dio. Dove c'è amore, c'è Dio. E la frase è bella, perché l'amore è Dio. Ma attenzione, attenzione, perché San Paolo dice in maniera molto chiara, caritas in veritate, l'amore nella verità. E Benedetto XVI ha scritto anche un'enciclica con questo titolo, caritas in veritate. Allora, quando si parla di amore, laddove l'amore o laddove la verità non c'è, quello non è amore che viene da Dio. Quando si parla di amore tra persone dello stesso sesso, non si può parlare di verità, perché questo è un'offesa alla creazione, maschio e femmina li creò. Non per averla con qualcuno, non per condannare qualcuno, ma dobbiamo stare attenti a questi linguaggi che creano confusione, avete capito? Allora, la carità, l'amore vero, solo nella verità voluta da Dio. Dio ha impresso nell'anima di ognuno una verità, che è lui stesso. E questa verità non può essere camuffata. Sì, è bello dire, dove c'è l'amore c'è Dio, ma bisogna vedere se c'è anche la verità però, come ripeto. Perché se non c'è la verità, allora questo amore potrebbe non essere amore vero, potrebbe essere una parvenza di amore, ma non amore vero. Ecco, dobbiamo stare, ripeto, molto attenti oggi, spirito di verità, la caritas è sempre in veritate, sempre. E la promessa della Madonna, nuovi carismi, lo spirito di verità darà a voi nuovi carismi. E c'è un carisma oggi di cui abbiamo tutti bisogno. Io non so quali carismi la Madonna darà a me, a voi, eccetera, non lo so, ma la Madonna dice se persevererete con me avrete nuovi carismi. Ma ripeto, c'è un carisma che tutti quanti dobbiamo avere e chiedere, l'entusiasmo del bene, l'entusiasmo di fare il bene, questo è il carisma di cui abbiamo bisogno tutti, l'entusiasmo di fare il bene, questa è la cosa più necessaria oggi, più importante, l'entusiasmo di Dio, l'entusiasmo delle cose di Dio, l'entusiasmo delle cose sacre, questo è il vero carisma. E la Madonna, se noi chiediamo questo carisma, ci otterrà due doni particolari dello Spirito Santo, la fortezza che è, come dire, la perseveranza, la forza, la decisione di andare avanti nonostante le difficoltà, e ci darà il consiglio, il dono del consiglio, perché impariamo, ecco, la nostra coscienza impari sempre a scegliere secondo Dio, ecco, secondo Dio, e la fortezza per essere perseveranti, e allora avremo l'entusiasmo del bene. Se c'è un augurio che io vi voglio fare oggi è quello di avere questo carisma, chiedetelo, dammi l'entusiasmo del bene, sapete, non del bene straordinario, del bene di ogni giorno. Molte volte noi siamo chiamati a fare il bene in famiglia, nella nostra quotidianità, e lo facciamo con abitudinarietà, perché dobbiamo farlo, perché ci tocca farlo, domani è lunedì e quindi domani si ricomincia la settimana, eccetera, eccetera. È sempre no, mettiamoci l'entusiasmo. Sì, domani è lunedì, per carità, sarebbe meglio fosse venerdì, ma invece è lunedì. E cosa volete farci? Ma se non viene lunedì, non viene neanche venerdì. C'è poco da fare, perché se vuoi che venga venerdì, abbiamo che passa lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. No, ecco, quindi passalo con entusiasmo, perché il tempo è dono di Dio. Sono cose, io faccio esempi banali, come voi ben sapete, però, ecco, sono cose che ci devono aiutare a avere questo entusiasmo. Domani è lunedì, bene, per me, Signore, è il giorno più pesante della settimana, ovvio, lo è per tutti. Te lo offro, Signore, è il giorno forse più meritorio, proprio perché è il più pesante. E allora eccolo, Signore, per te, fa che io abbia l'entusiasmo del bene, proprio domani, anche se domani è lunedì, fa che abbia questo entusiasmo. Carissimi tutti, torniamo alle nostre case, ma come dice la Madonna, non torniamo come prima, torniamo con una volontà. Dice la Madonna, accogliete i doni di Dio.
e portateli con carità al mondo bisognoso di lui. Sì, noi dobbiamo essere missionari oggi. La Chiesa oggi è diventata missionaria, è stata ufficializzata, è partita, diciamo così, i 12 sono partiti per i confini del mondo. Anche noi dobbiamo partire per i confini del mondo, non geografici, i confini del nostro mondo di vita. Quello che abbiamo ricevuto lo dobbiamo trasmettere, lo dobbiamo dare. Riceveremo offese, derisioni, riceveremo sguardi di autosufficienza, come dire poveraccio, riceveremo, chi lo sa, la minaccia anche che qualcuno chiami la Croce Verde, non importa, non importa, noi siamo contenti. Pensate, gli apostoli quel giorno se ne andarono lieti per essere stati oltraggiati per a causa del nome di Gesù. E noi quanto siamo lieti di essere oltraggiati per il nome di Gesù? Noi tendiamo a nasconderci invece, per non essere derisi, per non essere giudicati bigotti. Pensiamoci anche a questo. Ecco, perché il mondo tutto ha bisogno di tornare a innamorarsi di Gesù. E conclude la Madonna, e naturalmente tutto quello che ho detto non sta in piedi se non ci fosse quest'ultima cosa, la preghiera, vi aiuti la preghiera, attenti però, vi aiuti la preghiera, e noi sappiamo che il rosario non possiamo più dimenticarlo, basta, oggi, io dicevo all'inizio per non essere troppo pesante, dicevo sì, adesso mi raccomando, da qua fino alla Pentecoste dovete dire rosario ogni giorno, ecco perché, ma in realtà volevo dirlo, dovete dire sempre d'ora in poi, ma non potevo dirlo allora perché sennò magari qualcuno non si sarebbe consacrato, bisogna essere anche furbi qualche volta, no, ecco, no, bisogna dirlo sempre, non lo dico io, l'ha detto la Madonna, bisogna dirlo sempre, è da Lourdes che la Madonna dice che bisogna dirlo ogni giorno il rosario, sono 168 anni che la Madonna ce lo chiede, quindi però la preghiera vi aiuti. E questo è un po' difficile per noi, lo so, però è un'esperienza liberante. Ci aiuti a sottometterci alla sua volontà. La preghiera vi aiuti a sottomettervi alla sua volontà. Non quindi la preghiera per dire Dio fai la mia volontà, perché lo so, anch'io dico sempre Padre nostro che sei nei cieli sia fatta la tua volontà, ma in certi momenti della vita dico se te fai la mia sei meglio però. Ecco, però no. Sempre la sua volontà, sempre e solo la sua volontà, perché è giusta questa volontà e quando dovesse capitarci il momento di sofferenza siamo pronti, perché perché accettiamo la sua volontà. Se invece preghiamo per la nostra volontà, quando arriva il momento della croce non siamo mai pronti a sopportare la croce, perché? Perché non abbiamo pregato giusto, nella maniera giusta. Ecco, il rosario ci accompagni, fratelli e sorelle carissimi, per sottometterci alla sua volontà e accogliamo la benedizione della Madonna che ci dice vi benedico, quindi vi do la forza di fare ciò che vi chiedo e soprattutto tutti vi stringo a me. Ecco questo gesto materno, no, della mamma che stringe il suo bambino al petto. Ecco, per lei noi siamo i suoi bambini, lei ci stringe al petto. Quante volte ha concluso i suoi messaggi con questa parola, vi stringo tutti a me. Ecco, lasciamoci stringere da lei. Ma anche quando ci metterà giù, perché l'abbraccio finisce e ci mette giù, ecco, noi camminiamo sempre con una mano attaccata a lei, sempre mano nella mano con lei. Non lasciamo mai il suo abbraccio. Lei ci manda nelle vie del mondo, ma ci segue, è sempre con noi. E se noi faremo quanto lei ci chiede, sicuramente vedremo tante belle cose nella nostra vita, nella nostra famiglia, nel nostro ambiente di vita, eccetera. E soprattutto un giorno potremmo ritrovarci tutti nel paradiso, nel regno di Dio, perché là dobbiamo andare tutti quanti. Ma ci andremo soprattutto se avremo fatto qualcosa, qualcosa di concreto, l'entusiasmo del bene, ecco. Se abbiamo fatto qualcosa di bene per cambiare un pochettino questo mondo. Perché ricordiamoci, e qui cito una frase del fondatore di Boy Scout, che non è un santo, però comunque ha detto una frase giusta, ed è giusto dirla, o comunque non lo è ancora, io non so, non mi ricordo, e dice, dobbiamo lasciare questo mondo un po' meglio di come lo abbiamo trovato. Dobbiamo lasciare il mondo migliore anche di poco di come lo abbiamo trovato. E siccome noi l'abbiamo trovato proprio disastrato, il mondo, ecco, bisogna veramente lavorare molto per andare via da questa vita avendolo migliorato un po', per il bene nostro e anche di quelli che verranno dopo di noi, figli, nipoti, eccetera. Sia lodato Gesù Cristo.